Benvenuti a Tele CRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Illustrato in prima commissione il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2015. Il servizio. La Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha illustrato in prima commissione il rendiconto generale della Regione Umbria per l'anno 2015, sottolineando la scelta dell'invarianza fiscale nonostante i tagli dei trasferimenti statali, la riduzione delle spese di rappresentanza per l'autoparco, per il personale e i costi della politica. Evidenziati i benefici strutturali derivanti dalla riforma delle agenzie, il rispetto del pareggio di bilancio, l'equilibrio dei conti della sanità regionale, la riduzione del 50% tra il 2010 e il 2016 del costo complessivo del gabinetto della Presidente. Prima della conclusione della seduta, i commissari Attilio Solinas del Partito Democratico, Maria Grazia Carbonari, Movimento 5 Stelle e Claudio Ricci della lista Ricci Presidente hanno interloquito con la Presidente Marini in merito al costo per la Regione dei farmaci innovativi, ai conti di Umbria Mobilità e alle difficoltà di bilancio dei piccoli comuni. L'atto, dopo il parere delle altre due commissioni, tornerà la prossima settimana in prima commissione per l'approvazione. La commissione di inchiesta su infiltrazioni mafiose in Umbria si è occupata del processo Quarto Passo, auspicando la costituzione di parte civile della regione. Ce ne parla Marco Paganini. Se tecnicamente possibile la costituzione di parte civile della Regione Umbria nel processo Quarto Passo, di cui l'11 luglio si svolgerà l'udienza, sarebbe un segnale importante per la comunità umbra, per la magistratura ed anche per le stesse associazioni criminali. Così il presidente dell'organismo consiliare, Giacomo Leonelli, ha espresso la soddisfazione per l'approvazione unanime della propria proposta. Il documento di indirizzo della commissione è stato trasferito alla giunta di Palazzo Donini, titolare della potestà su questo tipo di iniziativa. Nella stessa seduta la commissione ha ascoltato Paolo Brutti, ex consigliere regionale e presidente della commissione contro le infiltrazioni criminali. Brutti ha tracciato un quadro dell'attività svolta nella passata legislatura, sottolineando l'importanza di non disperdere il lavoro fatto in passato, coinvolgendo forze dell'ordine, associazioni di categoria, quelle che si occupano di legalità e anche i magistrati. Particolare attenzione, ha ricordato Brutti, fu dedicata al tipo di infiltrazione operata dalle organizzazioni criminali, all'integrità del sistema degli appalti pubblici, al ruolo della ludopatia nell'alimentazione dell'economia criminale e al lucroso traffico degli stupefacenti. La prima commissione si è riunita a Gubbio per un incontro con sindaci e categorie economiche e produttive della fascia appenninica. Marco Paganini. Le prospettive di sviluppo dei comuni dell'area interna nord-est sono state al centro dell'incontro che si è svolto a Gubbio nella sala del Consiglio tra la prima commissione dell'Assemblea legislativa, i sindaci di Gubbio, Gualdotadino, Nocera Umbra, Costacciaro e Sigillo e i rappresentanti di Confcommercio, GAL, Alta Umbria, CNA e Join Gubbio. I consiglieri regionali Andrea Smacchi, Carla Casciari, Marco Vinicio Guasticchi, Raffaele Nevi, Claudio Ricci, Maria Grazia Carbonari e Andrea Liberati, oltre alla presidente della giunta, Catiuscia Marini, hanno parlato dell'importanza di utilizzare nel modo più efficace le risorse europee, salvaguardando la coesione sociale e i livelli demografici, puntando sul sostegno alle imprese e al lavoro, cogliendo l'occasione di sviluppo offerta dai nuovi collegamenti viari garantiti dalla Foligno-Civitanova e dalla Perugia-Ancona, e ancora di selezionare un numero limitato di progetti su cui far convergere i fondi destinati alle aree interne, evitando di disperderli ed utilizzandoli per valorizzare le vocazioni produttive, artistiche e turistiche dei territori della fascia appenninica. Introdotti dal presidente della commissione, Andrea Smacchi, i sindaci dell'area interna hanno sottolineato l'importanza di dare spazio alle vocazioni dei territori, di rivedere le limitazioni connesse al parco del Monte Cucco, di sfruttare ogni occasione per rilanciare un territorio che vuole continuare a vivere, di unire gli sforzi mettendo da parte i campanilismi e di snellire la burocrazia legata a bandi e risorse comunitarie. La Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha illustrato in terza commissione il disegno di legge Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra uomini e donne. Paolo Giovagnoni.
La Presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha illustrato ai membri della Terza Commissione il disegno di legge Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra uomini e donne. Una legge quadro l'ha definita, per esprimere compiutamente che la politica di genere non è settoriale distinta, ma un principio trasversale che deve contaminare tutte le azioni di governo e tradurre la cultura della differenza di genere in scelte concrete, non solo sui diritti delle persone, ma anche sul lavoro, sull'istruzione e sulla formazione. La proposta di legge, ha spiegato la Presidente Marini, si è avvalsa della consulenza di un comitato scientifico composto da donne molto diverse fra loro per formazione culturale, esperienze di vita, professionali, in grado di mettere al servizio dell'azione di governo un contributo culturale e di pensiero. Quindi sono state coinvolte a più riprese associazioni, imprese, professioni, scuole, con l'obiettivo di costruire un articolato di legge, non una legge manifesto di principi e valori, ma un atto che esprima anche la concretezza della regione sulle principali politiche, con l'obiettivo strategico di piena cittadinanza delle donne e parità di condizione sul lavoro, un dato che non risulta tale nella realtà odierna, quindi politiche sanitarie più mirate, formazione per una consapevolezza che nasca fin dalla scuola, contrasto alla violenza. Al termine dell'illustrazione da parte della Presidente, la Commissione presieduta da Attilio Solinas ha stabilito che ci sarà un'audizione pubblica sui contenuti per raccogliere ulteriori contributi e osservazioni da integrare eventualmente nel testo. In terza commissione è deciso il posticipo di un anno per le modifiche al regolamento per la caccia al cinghiale. Paolo Giovagnoni. La terza commissione ha approvato la proposta della giunta regionale di differire alla prossima stagione le novità previste dal regolamento per la caccia al cinghiale riguardanti l'assegnazione dei punteggi alle squadre. A tale decisione si è arrivati dopo le sollecitazioni degli stessi soggetti interessati, vale a dire associazioni venatorie e cacciatori. I punteggi vengono assegnati in base all'efficacia dei risultati raggiunti e alla partecipazione, che premiano chi riesce ad abbattere quantità di cinghiali tali da consentire una riduzione dei danni causati da questa specie, ma se i danni nel territorio di assegnazione non ci sono, la squadra che vi opera non farà i prelievi selettivi e risulterà dunque penalizzata nel punteggio. Alla luce di queste disparità nell'applicazione dei punteggi, si è perciò deciso di verificare sul campo l'applicabilità del regolamento, rinviando le modifiche alla prossima stagione venatoria. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.